Allora, delle piante che abbiamo visto, le radici, il fusto, la foglia e quella reazione che avviene per formare la fotosintesi foliare, che ha lo scopo di fornire energia alla pianta sotto forma di glucosio. Basta, punto. Però come fa poi a riprodursi e far generare altre piante? C'ha un organo che è... Allora, il fiore serve a... A produrre frutto! Sì, a produrre frutto e quindi poi dopo fa produrre altre piante. Allora, questi qua... Allora, queste sono le foglie. Questa parte qui, verde, allora questa qui sono i petali. Parte del fiore? No, allora è un nome simile a questo, solo che si dicono sepali. Sepali. Allora fate così, voi avete già la divisione maschile e femminile. Allora sulla parte maschile fatelo questo, maschile. Ah, vi ricordate, avevamo fatto il simbolo maschile così, il simbolo femminile così. Femminile. Allora, questi qua, dentro che ci sta nel maschile? Ci stanno questi filamenti così, che puntano anche un po' fuori. Ne sono, dipende dal fiore, a volte ne sono 3, a volte ne sono 4, a volte ne sono 6. Si chiamano stami. La parte finale, che lì è rossa, lì è fatta così, quella lì che lì è fatta così, si chiama antera. No, pantera, antera senza la P, come una pantera senza la P. Antera, che è quella che contiene il polline. Questa qui così è il polline. Da qui facciamo il fiore femminile. Il fiore femminile non c'ha gli stami. C'ha al posto degli stami una specie di bottiglia centrale che ha la forma proprio di un fiasco, che è il pistillo. Allora dovete fare il fiore uguale, solo che gli stami non li dovete fare. Io faccio qui così. Faccio questa specie di fiasco. Allora, questo qua non lo faccio perché altrimenti mi dà fastidio. Allora. Vedete? Pistillo. Pistillo con l'accento sulla seconda I. Alcune specie di piante sono in grado di generare nuovi individui a partire da un loro frammento, come un tubero. Che cos'è il tubero? Il tubero? La patata. Una foglia o un rametto attraverso la modalità asessuata. Allora, che vuol dire? Io prendo una pianta, la taglio, la prendo e la metto in un altro terreno, si devono formare le radici. Dopo che si sono formate le radici, quella pianta dà origine a un'altra pianta. Questo si chiama propagazione per talea, la talea. Oppure alcune piante nascono dalle foglie. Io metto una foglia nel terreno e dalla foglia nasce una foglia. Sì, lo so io, ad esempio quella lì. Oppure da un tubero. Se prendo la patata, la metto nel terreno, da quella patata nasce una nuova pianta. Prendete un bicchiere, un recipiente così grande. Sì. Mettete l'acqua dentro. Poi ci mettete la... Poiché la patata deve stare nell'acqua per metà, ovviamente se la mettete dentro affonda. Per farla rimanere a metà ci mettete degli stuzzicadenti in maniera tale che viene, lo faccio qua, guardate con i 4 stuzzicadenti così, uno che dietro si vede, perché così mettendolo nel bicchiere gli stuzzicadenti si appoggiano sui bordi e la patata rimane così, se questo è il bicchiere la patata rimane così con l'acqua che va fino a qui. Perché si fa questo? Perché nella parte bagnata si formeranno le radici.
e da qui inizieranno a spuntare le piante, che poi poiché c'è la forza di gravità vanno verso il basso e si forma una specie di pianta pensile, perché questo poi se avete una cosa con una cordicella così l'appendete in alto, viene tutta questa pianta appesa così. Ovviamente ogni tanto dovete ribagnare perché poi quest'acqua si asciuga. In generale le piante utilizzano la riproduzione sessuata, che è questa, che richiede la fecondazione dei gameti femminili. Nelle piante più evolute ciò avviene grazie agli organi riproduttivi contenuti nei fiori. Quali sono gli organi riproduttivi? I maschi, gli stami. Gli organi riproduttori delle femmine sono i pistilli. Vedete, gli stami sono tanti, il pistillo è uno. I fiori possono avere dimensioni, forme e colori molto diversi, tutti però contengono gli organi per la riproduzione sessuata. Osserviamo l'interno di questo fiore. Gli stami, questi qua, costituiscono l'organo maschile. Ogni stame è formato da un filamento, questo qui, in cima al quale si trova l'antera, questo, un sacchettino di forma ovoidale. Nell'antera matura il polline, quindi qui dovete mettere sotto antera, mettete tra parentesi polline. Antera, infatti questa è la, vedi come si tratta di lei? Polline. Il polline sapete come è fatto, no? È una specie di polverina gialla, perché sono tanti pallini gialli molto piccoli che messi insieme fanno una specie di quella farina gialla di cui si riempiono le zampe, le api quando vanno sul fiore, no? Il pistillo, questo qui, è l'organo femminile. Può essere paragonato a una bottiglia. Vedete che è la forma di una bottiglia, col collo molto lungo. No, sembra quella delle pozioni. L'ampolla, le pozioni magiche. Ah, l'ampolla. La parte più bassa, ingrossata, questa specie di palla finale, si chiama ovario. Allora, qui mettete... fate così e mettete ovario e contiene gli ovuli. Allora l'ovulo è questo qui, ognuno di queste parti qua, ognuno di questi è un ovulo, in questo caso sono due, questo qua ovulo, quindi l'ovario è formato da più ovuli, in questo caso due ovuli. In ogni ovulo matura un gamete femminile, il gamete maschile è il polline, il gamete femminile è qui, è dentro l'ovulo. Queste antere sono molto sottili, hanno una parete molto sottile, quindi facilmente si rompe. Basta un po' uno che ci va sopra anche con un dito, si rompe. Infatti se ce l'avete fatto caso, voi se toccate gli stami, vi scorcate subito di giallo, perché si rompono. Che succede? C'è il vento. Il vento muove il fiore, e quindi... il polline vola, e va, va nell'aria perché è molto leggero, quindi immaginate tutti questi puntini del polline. E poi il fiore così arriva su un fiore femminile, basta uno, arriva un pezzettino di polline qui. Che succede? Questo polline appena arriva sul pistillo inizia a formare una specie di radice, arriva fino all'ovario. Che succede? Il polline è come una specie di cellula, c'è un nucleo dentro. Vi ricordate che la cellula c'è? Sì, 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 sì. Questo nucleo va alla fine di questo filamento e si unisce al nucleo di uno di questi. Come l'abbiamo chiamato? Gameti femminili, no? Si uniscono e formano un unico nucleo, un'unica cellula, che formerà i semi. Avete capito insieme come si forma? Certo. Dall'unione del nucleo di questo del polline col polline col nucleo della dei gameti femminili si formano i semi. Come gli spermatozoi. Appena si formano i semi, che succede? Questa specie di la parte larga di questa specie di bottiglia si ingrossa sempre di più. Si ingrossa. Questo si perde, la parte finale, e che si forma? Il frutto. Vedete che già la forma di un piccolo frutto. Ma da fiore diventa frutto. Si ingrandisce sempre di più e forma il frutto
con i semi all'interno. Ecco perché quando voi rompete la mela, dentro vedete i semi. Però che fine fanno tutti i petali, tutte queste cose qua? Si atrofizzano, cioè si perdono. Però se voi ci fate caso e prendete un frutto, se voi vedete la parte finale della mela sotto, si vedono dei piccoli cose che sporgono. Quello è il fiore che prima c'era, che si è atrofizzato e è rimasto il frutto. Cioè immaginate tutta questa parte qua, che muore, si secca e quindi rimane. E da lì esce il frutto? Sì, questo frutto enorme, con i petali che rimangono tutto appesi, piccolini. Attenzione, questo avviene col vento, ma può avvenire anche con le zampe degli insetti. Va là per qui. No, anche con l'uccello. Sì, anche, sì. Facciamo l'ape. Va qui, si sporca le zampe con il polline, si sposta su un altro fiore femminile e fa arrivare il polline lì. Infatti, sotto alcune serre, le serre sono quelle lì. Sì, quelle lì che soffrono dall'alto. Mettono i bombi, li sapete i bombi? Quella specie di api tutte pelose a pallina, sì. Mettono una casetta con i bombi, perché quelli escono, vanno sul fiore maschile, vanno a impollinare e ritornano nella casetta, e quindi vengono chiamati proprio insetti impollinatori.